Ooh, man, I just wanna go flex all on my titties, on my neck. Ooh, ooh, bitches. Ooh, how you doing? Ooh, ooh, ma chi è questo uomo affascinante? Ma salve. Bentrovati, cari zozzoni, miei cari masticabrodini, miei cari leccamattonelle, miei cari sgranocchia smartphone. Oggi siamo qui riuniti per fare un altro un disegno. Un minuto, hai capito? Oggi ci diamo molto da fare. Quindi, innanzitutto questo è Electric. O come mi chiama mamma, Electric. Ma ora lanciamo pure la sigla. Era un po' che non facevo un video di disegno, soprattutto con questa inquadratura e non con quella fica che mi piace, ma ogni tanto un disegnino toccherà pur farlo, no? E cosa c'è di più easy, è entusiasmante, è mitico, se non un disegno, un minuto. Un'altra YouTubers Edition parte B e io direi di non perdere troppo tempo, copriremo man mano i YouTubers che ho scelto, alcuni derivano dai vostri commenti e suggerimenti, più che suggerimenti direi dalle vostre lamentele, del tipo ma perché non hai messo cosa? Perché io lo seguo, io lo amo, eh? Ok, spero di aver beccato quelli che volevate vedere. Ma iniziamo, prima di tutti, da Anna. Perché Anna, quando l'ho vista a Lucca Comics, c'è un po' rimasta male che ha detto ma senti, oh, stai a disegnare tutti, a me non m'hai fatto. E lei pure c'ha ragione. Quindi inizieremo proprio da lei. Innanzitutto, settiamo il signor timer qui. Dove sei, timer? Timer, un minuto, preciso. Metto qui, sono pronto? Mica lo so. 3, 2, 1. Uff, Anna. Io ti chiedo scusa, ok? È la prima volta che ti disegno. Se mi vieni un mostro in un minuto, non te la prendere con me. Per Anna. 3, 2, 1. Vai. Mamma mia, Anna, quanto mi verrai male. Mi dispiace. Mi dispiace, è la prima volta che ti faccio, ok? Sii buona con me. Mio Dio, mi verrà malissimo. Perché comunque sia, questa mascella è decisa. Non per forza brutta, anzi. Ma il problema è che si rischia di renderla brutta per colpa mia, appunto. E quanto tempo? Oh, 24 secondi, Cristo! Questi capelli voluminosi. Accidenti, quanta voluminosità in dei capelli, Anna. Come mai tutto questo volume nei tuoi capelli? Io non lo so, ma ti ho fatto un taglio degli occhi molto giapponese. Cristo, è finito il tempo. Stai calmo, Anna, scusa, ti ho fatto per prima, proprio quando magari mi dovevo ancora scaldare. Questo essere non ti assomiglia per niente. Mi prendo giusto qualche secondino in più per aggiungere un po' di femminilità al tutto, dai. Concedetemelo il primo disegno di questo video, e non voglio avere la colpa di trasformare una ragazza obiettivamente carina in un mostro. Mi sento anche in colpa. Io direi mi sono preso giusto 2 secondi in più, dai. No, non vogliatemi male, ma passiamo al prossimo. Perché dopo Anna, chi abbiamo? Abbiamo Tearless, l'autore del pepe nell'acqua che bolle. La sua folta barba potrebbe davvero aiutarmi a caratterizzarlo immediatamente. Ma non perdiamo altro tempo. 3, 2, 1, vai. È partito il timer. Quindi il naso è abbastanza deciso, ma non voglio neanche esagerare. Ok, qui iniziamo a fare un po' di barbetta, signori, perché la barbetta che hanno i veri uomini come Tearless va fatta subito. Quanto tempo mi... 10 secondi, Cristo, 10 secondi. Mio Dio. No, la barba è più folta di così, Cristo. Un orecchio, ciu-ciu-ciun, la testa e i capelli da un lato. Wow, 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 wow. Ok, stai calmo. Il risultato non mi sembra pessimo. Tearless, chiedo perdono. Chissà che diavolo. Cioè, oggi sto perdendo troppo tempo con le basi e finisce che mi escono i disegni pessimi. Ma passiamo al prossimo, non perdiamo altro tempo. Il prossimo è Eren Blaze, signori. Eren Blaze, per il quale abbiamo da poco finito un disegnino, muah, per Eren e Karen. Proprio un disegnino, muah, sai vuol dire muah. Se la batte per uno dei migliori disegni fatti da me del 2017, se non fosse perché quest'anno abbiamo fatto sia quello di Sabrina dei 500.000 che del milione di Vegas, poteva beccarsi tranquillamente il primo posto, ma non perdiamo tempo. 3, 2, 1. Mamma mia, Eren, scusa. Perché? Perché chiedo scusa fin dall'inizio? Forse perché conoscendole queste persone ho paura che dopo pensino, ah, a me mi ha fatto male. Vuol dire che non mi vuole bene. 3, 2, 1, vai. Vai, ho detto. Non parte. Vai, vai. Oh, Cristo santo, vai. È partito. Cristo. Almeno avvisami. Hey, no, 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 motherfucking knows me. Allora, iniziamo subito con un po' di barbetta, per bene. Il naso...
Porca zozza, già ci sto mettendo troppo tempo, porca zozza. Perché? Perché l'ho fatto frontale se la foto non è frontale, Cristo? Perché mi volevo ovviamente complicare la vita, no? C'ha un sopracciglio più alzato, dai. Lui ha gli occhi belli incavati, come si dice, non lo so. Cristo, già so che manca poco tempo, non voglio vedere il timer, perché dopo mi mette ansia e faccio le cazzate. No, no, sta venendo malissimo. Eren, ti chiedo scusa subito. È finito il tempo, però mi prendo un po' di tempo per fare i capelli disordinati e vaffanculo, ok? Dai, qualche secondo in più. Eccolo lì. Ok, neanche così male, dai. Neanche troppo male. Accettabile, no? Io direi che accettabile. Me lo dico da solo. Chi è il prossimo se non Martina? Che noia, hai capito? Ti prego, mia piccola mano, non mi far fare brutte figure con Martina, per favore. Fammelo bene questo disegno, please. Un minuto è sufficiente per te. Dai, su. 3, 2, 1, pam! È partito il disegno. Martina, Martina, come sei Martina piccolina? Ah, il ciuffo è dall'altro lato, perché ho iniziato da questo. Che razza di ciuffo stupido stai facendo, Peo Cristo? E questa dovrebbe essere una Martina? Peo, ma che minchia fai? Se non mi vorrà più parlare nessuno degli altri youtuber. È finito il tempo, è finito il tempino. Porca zozza. Solo per il mio bene, fammi aggiustare almeno un pochino i capelli, affinché Martina non mi banni per sempre. Non posso guardare, non posso guardare. Ti spengo subito, scusa Martina. La prossima è Lullabina. È il diario di Ninna Nanna, ok? È la ragazza di Eren. Voi bambocci non avete capito che la conosco, nei commenti scrivo sempre chi sei e tutti quanti, ma è la ragazza di Eren. Ma secondo voi sono così pirra, Cristo? Non ci arrivate? Che poi, avendo fatto un disegno recentemente proprio per loro, per Eren e Karen... Eren e Karen? Fa rima? Ho già avuto a che fare con i suoi maledetti capelli estremamente lunghi, con lo chatouche, e che mi fa usare molteplici colori per colorarli, ed è un macello, e a lei non gli va bene nessun colore. E mi fa rifare le cose. Porca zozza, Karen. Ma non perdiamo troppo tempo. Siamo pronti? 3, 2, 1, tac. È partito quindi la piccola Karen, che è una ragazzina di 16 anni qui. Inizieremo prima con i capelli, perché già se fai bene i capelli, secondo me, siamo a cavallo. Siamo bene a cavallo. Lei questi ciuffetti che vengono fuori un po' qua, e dovremmo essere appunto a cavallo, perché il cavallo di solito, quando ci monti sopra, ti porta in giro. Ed è presente i cavalli, a che servono? Sono dei animali motorizzati, no? Che servono proprio a muoversi in giro. E sti cavalli, io dico, no? Che ci fai con i cavalli? E oh mio Dio, non so se sto facendo bene oppure no. Quanto tempo ho? Non lo so. Mio Dio, perché ho fatto questa espressione? Oh, Karen, no! Cristo, scusa, Karen, ti ho rovinato! Va bene, prendo un secondo almeno per le sopracciglia, Cristo, dai. Mio Dio. E vabbè, arresta. Ora Karen non mi parlerà più dopo questo disegno, così come tutti quelli che ho fatto fino adesso. Come rovinare tutte le tue amicizie del tubo in un video. Il prossimo è Marching Boy, my friend, my pal, my comrade. Siamo pronti per fare marci? 3, 2, 1, vai. Tu con gli occhiali dovresti essere relativamente facile, perché di solito chi ha gli occhiali mi dà, insomma, un aiutino, come dire. Ma che è sta mascella? Ma che siamo impazziti? Oh. Ma c'è già un viso un po' più particolare, che dici, oh, un pochino è difficile, no? Non chiapparci proprio del tutto. Soprattutto, vedete, gli occhiali come aiutano subito ad inquadrare la persona. Tac. Quanto tempo mi è rimasto? Io sto rifacendo lo stesso tratto mille volte, porca zozza. Almeno in questa foto qua il signor Marci sporta un bel cappellino, quindi noi glielo facciamo. Perché, e poi c'ha il ciuffetto che esce fuori, blip blip blip, cincia un po' di barbetta incolta, normale non è. E abbiamo finito, questo mi sembra decente. Arresta, stai zitto. Marci, devi ritenerti fortunato rispetto agli altri, Cristoforo. Devo dire che a te è andata molto bene. Certo, non hai le sopracciglia, quindi fammetele aggiungere giusto giusto così. Una più alta e una più bassa, che fa un po' espressione, no? Interrogativa. Il prossimo è Awedawedo. Ciao a tutti, questo è Awedawedo. Com'è che fa l'intro? Ciao a tutti ragazzi, questo è Awedawedo. Mi sembra che faccia così. Ma adesso non perdiamo altro tempo, iniziamo a disegnarlo. Così che ci siamo visti una sola volta con Awed. E se vede questo video probabilmente non ci vedremo mai più. Quindi speriamo di farlo bene. 3, 2, 1, vai.
Allora, lui ha una mascella da signore, guarda che mascella decisa, che mento altrettanto deciso. Da veri uomini, signori, sono proprio il viso degli uomini che fanno, non lo so, per le pubblicità o per i prodotti di bellezza, un vero macio. E io già sto perdendo troppo tempo con tutto, come sempre, perché voglio fare un bel disegno, perché non voglio fare figuracce, ma finirà che le faccio uguale, pensa te. Perché quest'occhio, perché l'occhio di sinistra mi viene sempre una merda? Adesso dobbiamo dedicare 10 secondi solo ai capelli, porca zozza. Olè, arresta, come lo vedete? E non è male, dai. Non è proprio una merda come tutti. Ci abbiamo provato. Andiamo avanti con il prossimo, che è De Mark, che da Proco da poco ha compiuto 100.000 iscritti. Abbiamo fatto pure il disegnino. E ora sto finendo di registrare. E ora rovineremo completamente la nostra, il nostro grado di conoscenza e amicizia con un disegno solo. Pensa, come con tutti. Un minuto, 3, 2, 1, vai! Allora, il signor Mark, anche lui ha un mento deciso, ma un lineamento un po' più morbido, ok? Facciamo queste belle sopracciglia folte che lui ha, questi occhi sempre un po' socchiusi, perché no? Cioè, non è tanto il perché, ma il perché no? Perché non averli sempre un po' socchiusi, no? Dico io. Oh, questo non sta venendo male, dai, questo non è malaccio. Ha questo ciuffone di qua, molto alla 30 Seconds to Mars, come si chiama il cantante, e lui di solito porta il cappellino, quindi adesso glielo mettiamo per facilitarci anche la vita, perché sono furbo. Eccolo qua, un po' di peletti perché un po' di barbetta incolta ce l'ha appena appena. E finisce il tempo. Woo! Arresta. Mark, mi sembra che tu sia stato il più fortunato di questo video. Cioè, guarda, porca zozza, dimmi un po'. L'ultimo è Giulio, nonché Solfi, che non l'ho messo appositamente perché è da poco che l'ho disegnato, giuro. Non ci credete? Ma non perdiamo troppo tempo, questo è l'ultimo, quindi verrà sicuramente benissimo. 3, 2, 1, vai, tac. Ah, ho preso proprio la maglietta col cappuccio, ti rendi conto? Cioè, la foto... Che maglietta che sto... Ho preso la foto col cappuccio proprio per rendermi difficile la vita. Sempre questo sorriso prorompente, Giulio. Facciamo un occhietto chiuso, va, al signor Giulio qui. Non c'ho spazio qua su. Cristoforo. Rigorosamente felpa col cappuccio perché la porta sempre. Finito. Com'è? Dai, Cristoforo, questo è un'opera d'arte proprio. Adesso cercheremo di inquadrare tutti quanti in un unico riquadro per Instagram. Ecco qui, belli inquadrati tutti quanti. Lo postiamo su Instagram, così bello un quadratino. E la finiamo qui per oggi. Quindi, uno, se vi è piaciuto questo video, questi disegni, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se avete altri suggerimenti per un disegno un minuto, altri youtuber, altri personaggi, altre qualcosa edition, suggerite pure nei commenti. Ricordando sempre che questo qua era Electric. Ma, come dice Sabrina, schiacciate anche la campanellina, perché lo dice Sabrina. Io imparo cose, mi insegna cose. Ciao!